Dopo un anno di riforme con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, il 19 maggio scorso sono stati aperti ufficialmente gli stati generali sul carcere, ma dopo un mese 18 tavoli di lavoro previsti non sono ancora partiti, dunque i penalisti parlano di 19.0 e lo hanno scritto anche su un distintivo che hanno indossato in occasione dell'Open Day di Rimini. Questo distintivo non può essere una condanna o una denuncia contro quello che sta facendo il Ministero con gli Stati Generali, ma un incentivo a fare presto, perché poi i 6 mesi che a disposizione gli Stati Generali passano in fretta e uno è già passato e conviene muoverci. Quindi, per riallacciarci alla domanda, riallacciarmi alla domanda che ha fatto lei, è vero, è un momento buono, un momento positivo, il Ministro Orlando ha centrato il problema, occorre una rivoluzione culturale, ma occorre anche un modo diverso di operare da parte della politica, perché si possono scrivere bellissime leggi, ma se poi queste leggi non trovano operatività è inutile scriverle. Noi abbiamo l'ordinamento penitenziario del 75, dopo 40 anni ancora deve trovare applicazioni, oggi si parla di riformarlo quando ancora non è stato applicato. E allora le leggi vanno scritte, ma vanno soprattutto applicate. L'abolizione del carcere è un'utopia, visto che l'opinione pubblica italiana non è sicuramente pronta a recepire un principio del genere, nonostante la condizione carceraria sia molto deficitaria in gran parte della penisola, con istituti penitenziari fatiscenti, celle piccole sovraffollate e con un piano carceri mai decollato. Parlare di chiusura di carcere può anche danneggiare quei piccoli passi che invece si cerca di fare rispetto alle misure alternative e al resto, perché abbiamo un'opinione pubblica spaventata. Quindi quando noi diciamo il carcere va abolito, non è pronta e si rischia di non ottenere nemmeno quel poco che forse oggi, che il vento è favorevole, si può ottenere. Tra gli obiettivi dell'Osservatorio Carcere costituito nel 2006 vi è quello di avvicinare l'opinione pubblica alle problematiche relative alla detenzione, per una grande sfida culturale di modifica del concetto di esecuzione della pena.